Allora ragazzi, il Napoli a sorpresa ieri, questi giorni, ma ieri è stato ufficializzato, diciamo, ha fatto le visite mediche, Cagiuste, perché si pronuncia, credo, perché c'è la J, quindi giuste, quindi sarebbe il nome Cagiuste, quindi, ma un nome particolare. L'altro ieri abbiamo preso Nathan, come diciamo noi, speriamo di vincere Nathan, lo scudetto, ma Cagiuste. Speriamo che sia Nathan Juste, Just Nathan vinciamo lo scudetto, in napoletano sarebbe giusto ma trovando vinciamo lo scudetto, diciamo questi cognomi cadono proprio a pennello, diciamo, perfetti, quindi speriamo che portino bene i cognomi. Allora ragazzi, un altro giocatore, questo ragazzo ha 24 anni, che tra l'altro ha fatto oggi 24 anni, quindi diciamo che 24 anni si fa un anno intero da 24 anni, quindi non è che se lo fa che c'ha 25 tra poco, quindi l'ha appena fatti. Svedese come Ibrahimovic, quindi questo tra l'altro speriamo che porti bene, perché Ibrahimovic è stato un giocatore molto forte, Ibrahimovic veramente, quindi speriamo che sia quello il DNA, anche lui svedese e centrocampista del Reims. Allora ragazzi, non lo conosco personalmente, non ho mai visto il loro campionato. Non ho mai seguito le partite, non conosco lui neanche come non conosco Nathan, quindi il beneficio del dubbio io lo devo forza dare, perché non ho proprio, come si può dire, non ho elementi per valutarlo sinceramente. Ne parlano tutti bene, che è un ragazzo giovane, forte, fisicamente molto molto tosto e anche alto, quindi questo fa ben sperare. Sarebbe ragazzo, allora lo puoi usare sia come vice anche sa, che al posto di Dombele, che Dombele non l'abbiamo riscattato, quindi di conseguenza Dombele non ce l'abbiamo più. Ed è stato giusto, perché Dombele, la cifra che volevano per Dombele, ragazzi, era troppo alta, non ne valeva la pena riscattare Dombele per quella cifra lì, e Napoli non l'ha fatto, e ha fatto benissimo, perché ragazzi, parliamoci chiaro, Dombele non era scarso, però era troppo lento, macchinoso, sinceramente il riscatto era troppo alto, mi sembrava che il riscatto era 40 milioni, non li valeva per me, e quindi Napoli ha fatto bene a comprare un altro giocatore. Cagiuste, speriamo sia il ragazzo giusto, ovviamente è di prospettiva per la giovane età, però ragazzi, spesso e volentieri, anche quando sono giovani, fanno bene anche nell'immediata, come è successo per Kvaratskhelia, Osimhen e tanti altri giocatori giovani che si sono rivelati forti. E può essere usato anche come Vichang Issan, che comunque è un centrocampista un po' abbastanza, si può alternare. Molti dicono che è stato preso come Vichang Issan, altri dicono è più simile a prendere al posto di Dombele. L'importante, ragazzi, è aver comprato, perché a me interessa quello, perché quando ho visto che il Napoli si era un po' fermato, è vero che non abbiamo venduto nessuno a parte Kim, che era una colonna portante in difesa, però ragazzi non stavamo acquistando, quindi l'importante è prendere, che poi siano dei pacchi, li vedremo se saranno dei pacchi o no. E non lo so, a pelle io vado un po' a sensazione, a me sia Nathan che Cagiuste, a pelle mi sembrano due giocatori forti, a pelle mi ispirano fiducia. Quindi secondo me sono due acquisti giusti e faranno molto bene. E una mia sensazione, probabilmente saranno due flop e faranno schifo, ecco, quindi darsi che alla fine tutti e due fanno schifo, ma non lo so a pelle. E poi si parla tanto allo Zielinski, ci sono vari, allora, Zielinski, Osimhen e Mario Rui. Mario Rui sinceramente tutto l'anno voleva restare, e il suo agente di Mario Rui che sta rompendo il coglione, perché l'agente di Mario Rui negli anni ha sempre parlato tantissimo, è un coglione l'agente di Mario Rui, denunciami, e ogni anno, ma Mario Rui merita un top player, una top squadra, Mario Rui è sottovalutato, ma ha detto il suo agente 2 giorni fa che Mario Rui se ne vuole andare, se c'è un club interessato se ne va. Mario Rui non ha mai detto niente, quindi se Mario Rui se ne vuole andare, ragazzi, ormai non tratteniamo più nessuno, non tratteniamo più nessuno, perché abbiamo visto con Insigne, Koulibaly, Gnani, oppure stesso con Kim, si deve trattenere persone che non vogliono rimanere contro la loro volontà, fanno un anno schifoso, andale, grazie e arrivederci. Vale per Mario Rui, come gli altri, mi dispiace tantissimo per il maestro Mario Rui. Idem vale per Zielinski pure è forte ragazzi, ma pure è stato tentato dall'Arabia Saudita, che gli offrono un ingaggio altissimo ragazzi, 30 anni, ha vinto uno scudetto, può ambire a fare altri anni buoni Zielinski, se punta la carriera vai in Arabia Saudita solo per soldi, perché poi lì che vinci, se invece vuoi puntare i soldi, hai vinto uno scudetto e sei sotto lo sfizio, vai. Ragazzi, Mario Rui e Zielinski mi dispiace per tutti e due se vanno via, però ragazzi ci può stare, hanno vinto uno scudetto, hanno dato tanto a Napoli, entrambi hanno dato tantissimo, grazie e arrivederci. E invece per quanto riguarda Osimhen, secondo me non va, perché
perché non ci sono i tempi tecnici, ragazzi, per andare Osimhen. Faghe anche ci portano 300 milioni. Con chi lo sostituisci? Tra poco inizia il campionato, il calciomercato tra poco chiude, non c'è il tempo materiale proprio per sostituirlo, tranne se prendi un ragazzino di prospettiva da un campionato straniero, lo paghi 5 milioni, ecco fatto. Ma non credo che De Laurentiis sia così stupido, non fate così scemo De Laurentiis. Io ho criticato tanto De Laurentiis, però non lo fate così stupido, comunque diciamo. Ragazzi, allora, vedremo. Mo se va via Zirischi bisogna sostituirlo, si parla di Vega, non mi ricordo come si questo ragazzo, ne parlano bene, speriamo. Mario Rui, ma pure si parla, io mi auguro che resti, ma se va via bisogna sostituirlo anche a Mario Rui come si deve. Di Lorenzo il capitano, è l'unico degno di questo nome. Forse andiamo sempre, conta sempre solo la maglia. Si rinizia un altro campionato da campione in Italia. È difficile ripetersi, ragazzi. È andato via Kim, è andato via Spalletti. Garcia può far bene come far male, Garcia. Perché il sergente Garcia, lui di Garcia può far bene.